amici di Cycling Side, abbiamo appena provato la freccia AeroDisc di Cicli Liotto, un'azienda vicentina con più di 100 anni di storia. Allora, di particolare questa bicicletta è che ha un prezzo di partenza molto contenuto rispetto alla gamma di Cicli Liotto. Il telaio, a differenza degli altri telai della gamma Liotto, che sono telai di tecnologia fasciata, il che vuol dire dei componenti uniti tramite fasciatura per poter costruire la bici completamente su misura anche nelle geometrie, sulle esigenze dell'utente, questo è un telaio monoscocca per contenere i costi. È in ogni caso un telaio in alto modulo, un telaio aero, quindi comunque con ottime prestazioni aerodinamiche, da un peso molto contenuto appunto per essere un telaio aero di 980 grammi in taglia 54. Il pregio di questa bici è che, come tutte le bici della gamma Liotto, sono completamente configurabile, dai colori alla componentistica. Nel caso specifico abbiamo optato per fare una combinazione che reputiamo estremamente interessante, perché abbiamo scelto di montarla con un SRAM Rival, quindi il primo prezzo racing della gamma SRAM, ma comunque un gruppo wireless elettronico, con le ruote Fulcrum Speed, quindi ruote di alta gamma, sella la nuova Evo Plus di Sella SMP per garantire comunque comodità anche su lunghissime percorrenze. Per contenere i prezzi abbiamo comunque optato per manubrio e pipa separati, anche se comunque manubrio è in carbonio. Il passaggio cavi è tutto interno, quindi la pulizia delle linee è garantita. Il design è in linea con i canoni più moderni, quindi col carro ribassato per garantire reattività e comfort. Nel complesso abbiamo comunque ottenuto una bici abbastanza leggera che supera di poco i 7 kg. L'aspetto che ci è piaciuto di più di questa bici è stato il comfort, perché è comunque decisamente una bici estremamente confortevole, con cui si può trascorrere molte ore in sella, molto comoda sia su strade lisce sia soprattutto su strade di estate. Proprio questa bici per un paio di mesi e un migliaio di chilometri. Una delle caratteristiche che mi è rimasta più impressa è la notevole comodità, data probabilmente da una combinazione della capacità di assorbimento del telaio, la sella, le ruote tubeless con i copertoncini Vittoria in cotone che danno sempre il loro plus, ma comunque l'ho trovata veramente molto controllabile. È una bici che ti trasmette molta sicurezza e quindi ti invita anche ad osare, e a quel punto riesci anche a divertirti, pur non essendo un drago magari in discesa, ti porta a sfruttarla al 100%. In salita ovviamente paga un po' pegno in quanto a reattività, quindi non è una bici super reattiva quando ci si alza sui pedali, in compenso però può dare comunque belle soddisfazioni per chi è abituato a salire di passo. Perché è adatta questa bici? Beh, sicuramente per chi macina migliaia di chilometri, dato il comfort che garantisce, ma anche per chi magari vuole comunque cominciare con una bici già di un certo livello, appunto partendo con componentistica un po' più bassa, perché comunque hai già di base un gran bel telaio che si presta anche a futuri upgrade. Quindi anche chi vuole arrivare a costruirsi la bici un po' alla volta, questa potrebbe essere proprio una buona base di partenza.